Beh, di sicuro Ivan Rodriguez non era il nostro uomo. Peccato per lui che somigliasse allo snatcher che stiamo cercando. Ciò ci porta a Freddy Nielsen.
Un junker? Un attimo che apro. Gillian, fai molta attenzione. Eh? Una donna? Non c'è abbastanza per provare che Freddy Nielsen sia uno snatcher. Già.
senza prove non possiamo chiedere un mandato di scansione. Lisa, se non ti dispiace vorremmo dare un'occhiata in bagno. Oh, avete bisogno di usare il bagno? No, vogliamo solo controllarlo. Davvero? Oh, prego, fate pure. Nessun dubbio! Freddy Nielsen è uno snatcher! Gillian, con queste prove non ci saranno problemi ad ottenere un mandato di scansione! Adesso ti abbiamo in pugno, maledetto snatcher! Dunque ci siete arrivati, vero? Chi è? Ora sai tutto di noi, vero, Junker? Ma... quella ferita! Gliel'ha fatta John! Devi morire! Cavolo, sono proprio duri da battere. Quindi, è questo uno snatcher. Spero proprio che sia morto. Quindi sono stati Lisa e Freddy a uccidere John. Già, Freddy. Ma dove sarà adesso? Faremo recuperare il corpo di Lisa più tardi. Ora usciamo dall'appartamento. Eccoci fuori. Ma che... si è accesa una luce. Non ci dovrebbe essere nessuno là dentro. Forse Freddy è tornato. Ma c'è solo un ingresso e noi ci siamo proprio davanti. Com'è entrato? Indaghiamo?
Metal, aprila. Ok, collegamento con Alpha One in corso. Collegato. Ricerca codice di sicurezza della stanza 202. Sbrigati! Manca poco! Sono negli archivi del distretto MR di Alpha One. Codice trovato, ora apro la porta! Ben fatto. Eh? La vasca da bagno è vuota? Ma poco fa era completamente piena d'acqua! Movimenti! Qui dentro! Cavolo! Ma dov'è? Gillian, dietro di te! Fortuna c'ero io che passavo di qua e ti ho salvato la pelle. E tu chi sei? Io? Randam Ashil, cacciatore di taglie. Cacciatore di taglie? Sì, Gillian, è un cacciatore di taglie. Nel corso degli ultimi anni il numero dei junker è diminuito in modo impressionante perché è un lavoro molto pericoloso. Pertanto il governo ha deciso di mettere delle taglie sulla testa degli snatcher in modo da incoraggiare i normali cittadini a cooperare. Naturalmente, i cacciatori di taglie devono essere registrati presso l'autorità. Hai detto di chiamarti Randam, giusto? Perché eri qui? Mi hai seguito? Esatto, hai indovinato. Indagare non era il mio stile. Tu li rintracci, io li faccio fuori. Hai l'obbligo legale di dichiarare il tuo numero di registrazione. Ti prego di farlo immediatamente. PH75001 Randam Ashil RANDAMHAJILE PH75001 Randam Ashil. Confermato, ti riconosco ufficialmente come cacciatore di taglie autorizzato. Wow! Gillian, il sistema dice che solo questo mese ha già eliminato 3 snatcher. Con Freddy fanno 4. 4? Non c'è bisogno di essere così stupito. Io lavoro da molto più tempo di te. Ehi, novellino, ora ti do una piccola informazione. Non so se lo sai già, ma il punto debole degli snatcher è la loro pelle artificiale. Se loro prendono troppo sole, gli viene il cancro. Per questo motivo hanno bisogno di un ospedale per curare il loro piccolo problema. Se lo trovi, li potrai eliminare per sempre. Aspetta un secondo, dove hai preso tutta questa informazione? L'hai rubata Gibson, vero? Questo non è importante. Ora che Gibson è fuori dai giochi, ho bisogno che tu ti dia da fare. Io li rintraccio e tu li fai fuori, è questo che intendi, giusto? Ad ogni modo, sembra che Gibson avesse trovato quell'ospedale. Deve aver lasciato qualche punto in giro. Praticamente mi stai dicendo che non sei riuscito a trovare nulla? Ehi, tranne il 2, l'investigatore sei tu. Randam, ti devo un favore. Sì, me lo riprenderò. Ci vediamo, giovane Junker. 1 ospedale gestito da Snatcher, eh? Ce ne potrebbe essere anche più di uno.